Allora, vediamo, cominciamo con la Drupal. Drupal è quello che si definisce un CMS. Fenomenali modelli cosmici. Possiamo perché secondo me non è ridimensionato per spostare il computer. Posto. Ci siamo? Sposta il computer. Drupal è quello che si definisce un CMS, cioè un Content Management System, cioè un qualcosa che ti aiuta per gestire dati. Tipo, un sito può essere di solito formato da pagine statiche, può essere formato da news, eventi, e ognuno di questi tipi di dati ha dei campi specifici. Drupal ti permette di gestirli in modo semplice e quasi senza neanche toccare il codice. Ovviamente è distribuito sotto licenza del GPL, che in realtà devo spiegare un altro talk tutte le varie, la storia di tutte le varie licenze GNU, ma lo farò il prossimo anno. Il GPL è quella, la licenza madre, diciamo, quella che ha fatto un po' scoppiare la viralità del free software, il software libero, che gli permette di essere di diffondersi in modo virale, e ogni volta che tu modifichi un software che è sotto licenza GPL devi ridistribuirlo per forza sotto la stessa licenza. Questo permette di tu che hai scritto software, se qualcuno fa la modifica, però sei sicuro che almeno quello che te lo modifica rilascia il codice che ha modificato e ti permette magari, non so, integrarlo, potenziare la versione originale o tutta questa serie di cose. Allora, perché domanda fondamentale, perché usare Drupal? Allora, i maggiori CMS in circolazione free software sono WordPress e Drupal. Dalla parte abbiamo una semplicità molto, molto più schietta per fare le piccole cose, come un sito aziendale, che sono quattro pagine, di solito quattro pagine, come, chi siamo, dove siamo, i nostri prodotti. E allora è quasi più automatico e più semplice farlo con WordPress, perché c'è una gestione ottimizzata per questo tipo di cose, o un blog per quello che è nato in realtà. Se invece abbiamo necessità di un sito che ha le funzionalità più avanzate e richiede delle cose molto particolari, ad esempio in un sito vogliamo che nella home page ci siano le ultime tre news e ci sia l'ultimo evento, e ci sia una slideshow delle immagini dell'ultimo Linux Day, tu puoi farlo con un Drupal senza toccare il codice, ma attraverso l'interfaccia grafica con il modulo che si chiama View. Puoi estrapolare questi tipi di dati che ti servono e puoi costruire il tuo template ad hoc in modo più semplice e immediato. Ci sono migliaia di moduli aggiuntivi per qualsiasi tipo di cosa, che estendere funzionalità di base integrate in Drupal e ti danno quel in più che ti serve per quel particolare lavoro. Cosa che differenzia magari CMS come WordPress o anche Joomla, non so adesso l'ultima versione non l'ho neanche mai toccato, però le versioni che ho usato io, i moduli, esisteva un modulo per fare una determinata cosa che faceva e-commerce, però adesso sto ad esempio facendo un sito per che deve integrare la multilingua e l'e-commerce. Però questi due moduli sono stati sviluppati in modo separato senza tenere conto uno dell'altro. Quindi adesso devo risolvere il problema di compatibilità tra le due cose e devo andare anche con mano al codice, perché non so neanche dove andare a pescare. Invece, di solito Drupal, i moduli di Drupal sono sviluppati cercando di essere più flessibili in questo senso. Dare la possibilità di inserire un modulo senza magari scombinare e andare a toccare cose fatte da altri moduli.
Poi una cosa molto utile per chi gestisce siti web è che ha a disposizione Drush, che è un'unità da console che per chi è un po' smanettone ti semplifica un po' la vita per la gestione. Poi adesso nella versione 7, l'ultima versione stabile, si usano moltissimo questi features che permettono di incorporare le modifiche che tu hai fatto e creare un modulo che può essere poi installato e quando l'ability ti crea le news, ti crea le loser show e fa tutto in automatico. Ovviamente ci sono anche alcuni svantaggi. Chi l'ha utilizzato sa che la curva di apprendimento iniziale non è così bassa. C'è un qualche problema, nel senso che solo devi studiare un po' come LaTeX, che all'inizio è un po' incasinato, non ti piace più stare contro il muro, però poi quando capisci come funziona non lo manderesti mai. Quindi abbiamo da un lato una grande flessibilità e dall'altro contro un po' meno semplicità d'uso. Allora, prima cosa da fare quando uno vuole iniziare a utilizzare Drupal, ovviamente c'è il sito di riferimento drupal.org, dove poter andare a scaricare sia Drupal stesso che tutte le varie estensioni disponibili. Attualmente ci sono, tra 5 è già vecchia, quindi non si prende neanche più in considerazione. La 6 ormai sta cadendo in deprecazione, ormai se tu cominci un sito nuovo non lo inizi neanche dalla 6, perché i moduli ti sviluppa già pensa al 7, come minimo. Quella ufficiale adesso rilasciata nel 2011 è la 7, quella che ormai tutti utilizzano, e sono già in sviluppo la prossima versione, la 8. La comunità si sta già adoperando per migliorare tutti i vari aspetti, che le difficoltà che si sono incontrate già nelle versioni precedenti. Allora, una cosa molto utile ed essenziale per chi sviluppa è la documentazione. Di Drupal la cosa bella è che c'è tanta documentazione, puoi trovare un sacco di libri pubblicati, li puoi tornare a comprare, oppure c'è molta documentazione sia sul sito di Drupal.org, che basta cercare su Google e si trova tutto quello che serve. Una pagina molto, molto utile è questa qua, Modules, dove puoi andare. Io capito spesso lì, perché una volta che mi serve qualcosa che non so cosa devo fare, una nuova funzionalità, la prima cosa che faccio è andare a cercare se c'è qualcuno che l'ha già fatta. Di solito la filosofia tutto chi sviluppa in Drupal è se la funzionalità c'è già fatta da qualcuno, non sta a inventare la ruota, piuttosto appoggiate lui e cerca di sviluppare con lui e migliorare quel modulo già esistente, o estendi a tua volta con un modulo le funzionalità che non sono messe a disposizione da chi ha sviluppato già le basi. Ora andiamo a vedere quello che è l'albero di directory e file di un progetto Drupal. Allora, le cose fondamentali sono la parte dei profili, già nella 7 si comincia molto più a utilizzare, nella 6 un po' meno. Per i profili sono, ad esempio, c'è un sito e-commerce, il modulo e-commerce mette a disposizione un profilo con un e-commerce già preconfigurato con tutto quello che serve, tu basta che installi il profilo, è già tutto già configurato per utilizzarlo. Poi abbiamo la cartella sites, dove sono contenuti tutti i file che tu andrai a modificare, cioè tutte altre cartelle rimangono invariate. Tutto quello che a te serve o nella cartella default, dove avrai il tuo file, la cartella file, dove si andranno a finire tutti i file che tu hai fatto ogni volta un upload
nel news, magari si è allegato un'immagine, allora tutte le immagini si caricheranno dentro la cartella files. Avrai il tuo tema particolare configurato ad hoc per il tuo sito web, allora la cartella andrà a finire dentro la cartella temps. E poi avrai il file settings.php, che è un file di configurazione in cui tu trovi il nome del server MySQL, oppure l'username e la password del database, queste cose qua. Allora, adesso io parlo però da più esperto di Drupal 7 del 7, però sono cose che alla fine si trovano anche in Drupal 7. Uno dei concetti base di Drupal 6 che ha avuto molto successo, cioè che è veramente tanto utilissimo in qualsiasi sito che fai, sono i nodi. Noi abbiamo a disposizione la possibilità di creare tanti tipi di dati, ognuno come dicevo prima, ognuno con le sue caratteristiche, insomma, un evento ha la visione della data di inizio e data di fine. Hai una news, non ti serve la data di inizio e data di fine, ti serve solo la data in cui è stato pubblicato, una descrizione, un titolo e sei già a posto. Hai bisogno di fare una selezione di immagini, allora ti servirà neanche la descrizione, puoi anche toglierla e ti serve sul base al titolo e l'immagine, la possibilità di caricare immagini. Possiamo vederlo, faccio vedere l'installazione base. Quando installi Drupal, si visualizzerà automatico la pagina di installazione. Ok, ma qui ti chiede semplicemente di creare il tuo file settings. Copiandolo dal default. E la cartella files. Ovviamente avrò bisogno dei diritti di scrittura. Ok, ora ci chiede il nome database, che è un database. I tipi di nodi di pagine per fare le pagine statiche e poi i tipi di nodi di storie per creare delle pagine che sono correlate una con l'altra.
Noi ad esempio se volessimo creare un tipo di nuovo news, ci serviranno un po' di qualche modo per gestire i tipi di nodi. Questa è l'utilità della console, il brush. L'utilità della console brush ti permette di scaricare con DL il modulo CCK, quello che se noi andiamo sul sito di Drupal. E questo modulo qua che serve per estendere i tipi di nodi, aggiungendo dei campi personalizzati. Qua ad esempio ti poniamo un numero, ti poniamo un testo, una select. Di creare il nostro nodo news aggiungendo dei campi aggiuntivi che potrebbero servirci per descrivere meglio quello che è la nostra notizia. Voglio che siano ordinati in un certo modo data decrescente, quindi di pubblicazione, dici voglio vedere che sia un riquadro con tutti le prime tre, che ci sia solo il titolo, che ci sia la data e fine. E poi ci sia il link che ti manda tutte le altre news. Tu puoi comporre in modo grafico. Sostanzialmente con i nodi da fare quello che è l'impalcatura di ogni singolo pezzettino che poi vuoi usare all'interno del tuo sito, poi questo lo vai a sfruttare durante l'utilizzazione da sparagliarlo là, perché ce l'hai già bello pronto, impacchettato da poter utilizzare. Sì, più o meno sì. Vediamo adesso se si è aggiunta la gestione dei campi, in cui il nostro tipo di nodo news, che abbiamo un titolo, un body, possiamo aggiungere ad esempio se noi abbiamo differenti tipi di dati, differenti tipi di news, possiamo mettere una select list per dire ora sto etichettando questa news perché è riferita agli ultimi eventi, gli ultimi congressi con cui la mia azienda ha partecipato. Invece l'altra news la voglio categorizzare e dire questa qua invece parla delle ultime novità del mio prodotto. Allora in questo modo tu la categorizzi e poi a posteriori puoi selezionare quello sopra i tipi di news oppure puoi smacchinarci sopra. Di solito ognuno questa gestione di database, che in realtà tutto questo lavoro che stiamo facendo graficamente, quello che fai graficamente, se tu lo fai tramite codice devi
modifica il database, una tabella del nodo, dei contenuti, delle news, riaggiungersi anche il campo, tipo di news, e poi diventa gestito tramite tutta la serie del codice PHP, tutta la parte di inserimento, di visualizzazione. Facendolo così, lui si preoccupa anche poi di metterlo in sicurezza, cioè di dare qualunque MySQL injection o codici malevoli. Sì, poi aggiunge delle protezioni, questo qua voglio che sia solo nel testo e filtrarmi tutto quello che non è testo. Allora lui, quando va a fare l'inserimento, ti proteggerà, e tu quando fai salva, lui fa una scansione del testo e leverà tutto quello che non ti temi. Puoi decidere tu qual è il livello di protezione che vuoi. Aggiungiamo il tipo di news, qual è il nome del campo, ovviamente senza spazi. Perché alla fine è il nome che poi utilizza anche poi nella versione database, è una specie di etichetta tipo di news che poi servirà in seguito. E dici che vuoi che sia una select, puoi scegliere una checkbox, puoi dire che sia un testo libero o più liberi qua, più textaria. In questo caso sto dicendo la mia select list è fatta composta da tre campi diversi, no, perché voglio scrivere una news per un congresso che ho partecipato, una perché è una news che si riferisce ai servizi che sto offro, una novità magari è un nuovo servizio che sto offrendo, oppure è una news che si riferisce a un prodotto che sto pubblicizzando. Questo si traduce posso creare una news in cui c'è il titolo, c'è il body e poi c'è il mio tipo di news, quindi prima con la select posso scegliere. Troviamo tipi di campi, c'è un'infinità, c'è una select, c'è il numero, c'è la data, c'è l'immagine, c'è il file, sono tutti i blocchettini che tu stai aggiungendo al sito web per aggiungere funzionalità, e tutti i moduli collaborano tra di loro per creare queste nuove funzionalità che il tuo sito web deve avere. Perché poi questo tipo di news poi posso utilizzarla come l'altro modulo view per creare delle viste sui dati e quindi selezionare solo il tipo di news che è riferito ai servizi. Come ho fatto poco fa, da console ho utilizzato questa utility che si può sempre trovare sul sito web, che è un'utility scritta anche questa in PHP. Che serve per la gestione, dalla gestione dei moduli a tante altre funzionalità.
soprattutto su schede Drush, dal tuo comando, gli dà tutta una serie di opzioni possibili che potete utilizzare. Il gruppo al bash, sì, lascia sedere al bash. È un po' quello che si inizia anche in Symfony per la linea di comando, che tu puoi creare. Ti può andare sì, da cancellare la cache, che è sempre utile, o eseguire il cron, quanti voi sappiamo che il cron sono praticamente esecuzioni periodiche, tu devi eseguire periodicamente delle istruzioni, magari un modulo che aggiorna l'XML setmatch per Google. Allora il cron, chiamando periodicamente, esegue la ricostruzione della setmap, non lo fa tutte le volte, si mantiene in cache la versione precedente che ha creato, e questo permette di essere molto più veloce nella risposta a Google quando te la richiedo. La crei solo praticamente quando ti serve. E ci sono un sacco di cose. Non è che più accorto, però sono tutti di lì. Per esempio poi andiamo a girare sulla tabella SQL, facendo un drop addirittura, pensando tu di un base, facendo un dump, che a volte è utile, devi salvare periodicamente, devi salvare, fare un backup del SQL, questa è una cosa molto utile. Io per esempio lo utilizzavo con un software per fare il backup periodico implementato, c'è uno scriptino che chiamava il SQL dump per fare il dump death day. Questo con un semplice comando non devi mettere dentro username, password, database. Poi ci dipende un po' di più, di meno, è sicuro che tutto funziona. Poi puoi andare a gestire gli utenti, quindi aggiungere, crearli, cancellarli, cambiare la password. Puoi andare ad abilitare il modulo, a disabilitarli, senza passare, come ho fatto io, dall'interfaccia grafica, quindi andare a gestire la lista dei moduli, andare a selezionare quello che ti servono e salvare. Tu lo puoi fare in modo automatico tramite console, addirittura potresti creare uno script che in automatico ti scarichi Drupal, te lo installi, ti scarichi i moduli che ti servono, te li installi, un po' quello in realtà adesso fanno i profili. Ora, vediamo come sono strutturati i moduli. Allora, prima di tutto abbiamo come minimo nella cartella modules abbiamo un file.info che descrive quello che è il modulo, con un nome, una descrizione, le dipendenze che ha da altri moduli. Magari abbiamo il modulo che aggiunge la possibilità di fare delle lightbox sulle immagini, ovviamente avrà dipendenza dal modulo immagine. Questo ti aiuterà a non farlo tu manualmente, ma lo fa Drupal in automatico, di abilitarli in sequenza. Dentro i file module ci sono tutte le chiamate, le funzioni che servono per implementare o per estendere dei moduli che sono già presenti. Di solito un modulo mette a disposizione un'interfaccia tramite quelli che vengono chiamati hook, puoi definire quei punti in cui tu puoi intervenire definendo semplicemente il nome una funzione in un certo modo. Drupal sa che ad esempio quando devi caricare tutti i menu, se tu chiami la tua funzione
il secondo si chiama Pippo e tu chiami una funzione Pippo trattino basso menu, Drupal in automatico sa che quando caricherà il menu dovrà anche caricare, dovrà anche chiamare quella tua funzione, quindi passerà per te e tu potrai fare le tue varie cosine, aggiungere magari dei campi, far mettere, cancellare le cose che magari non servono, non sono venute in quel momento. Vediamo un esempio. Come ho fatto vedere, ho scaricato il modulo CCK che nel Drupal 6 serviva per estendere i tipi di nodi, creare nel tipo di nodo news, voglio creare il campo del tipo da news, installo questo modulo. Ora in Drupal 7 in realtà è già tutto integrato. Questo file.info, come ho detto, contiene la descrizione di quello che il modulo è, di quello che il modulo fa e quello che gli serve per essere attivato. Il nome, la descrizione, anche una specie di categoria dove andare a finire quando tu visualizzi la lista dei moduli, il core di Drupal con cui è compatibile, ad esempio questo è compatibile con tutte le versioni 6. Se qua gli ci mettevo 7 e utilizzavo con Drupal 6, mi diceva guarda che questo è per Drupal 7, non puoi abilitarlo, e quindi ti aiuta e ti disabilita la possibilità di attivarlo per, se in caso non fosse sviluppato per essere compatibile con la versione che tu hai. E poi ti fa aggiungere il numero di versione, ecco cosa ho ripetuto, il progetto come appartiene e un date stamp per sapere quando è stata fatta la release, per poter sapere in modo cronologico qual è la versione che viene dopo. Come ho detto, il modulo si chiama page example. In questo modo qua, facendo la funzione page example menu, come ho detto, lui sa che tu vuoi aggiungere al menu una pagina che si chiama page example con l'url example page example. Tu gli stai dicendo a Drupal guarda, crea in questa nuova pagina con questo url e quando qualcuno clicca su quell'url tu devi fare un page callback, cioè chiamare in questa funzione page example description che si occuperà di far visualizzare la pagina. E questa pagina semplicemente ritornerà un tag P con scritto questa è la mia pagina, ad esempio, ciao, hello world. Oppure un altro esempio di hook è il trattino basso del theme. Tu puoi definire quelli che sono i tuoi temi e dire fai una elaborazione sui dati che ti sono stati inviati e dici questi dati li voglio visualizzare con un tema e tu definisci il tuo tema, il tema che si chiama page example theme file. Se tu separatamente c'è lo sviluppatore che fa la stazione grafica, sa che se vuole fare un tema particolare per quella pagina, basta che non gli frega niente della parte di elaborazione dei dati, ma deve solo visualizzarli, crea un file che si chiama per esempio themefile.tpl.php e Drupal in automatico saprà che dovrà chiamare quel file e passargli le variabili che precedentemente dall'altra parte lo sviluppatore che si è occupato di elaborazione dei dati ha messo a disposizione. Magari c'è una pagina Hello World in cui qui deve mettere Hello World Pippo, e Pippo è una variabile che tu gli stai passando tramite esternamente, tramite un form. Lo sviluppatore che si occupa della gestione della logica elabora il nome dell'utente che deve visualizzare, magari facendo un filtraggio in modo che sia sicuro che non ci sia HTML dentro, e poi la mette a disposizione da chi fa il tema, creando un certo tipo di variabile, e chi fa il tema, basta che non mi frega niente di quello che aveva fatto l'altro, lui deve semplicemente
creare il file tpl.php con quel dato nome e poi usare quella, il nome di variabile che si sono messi d'accordo che faranno le interfacce tra uno e l'altro. Quindi ad esempio qua sai che questo tema avrà come variabile Ello e chi gestirà la parte logica creerà questa variabile Ello, gli metterà dentro il nome dell'utente passo tramite form e chi fa il tema farà semplicemente un PHP Ello, Hello World con, visualizzando la parola Ello, della variabile Ello. Anche questa è un po' la gestione base di quello che c'è un po' sotto. Poi come ho detto non è immediato, ci sono tanti concetti che andrebbero riassunti. E lui è stato per me per dire meglio. Faccio abbastanza da lunedì a venerdì. Basta, non so se avete qualcosa di particolare, perché... No, sì. Leo, ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta. Grazie, una forza. Abbiamo fatto un bel inux.